Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo video sulla Ravenport, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale se non siete già iscritti, a lasciare sempre un bel pollicione lì su. E allora ragazzi, eccoci qua di nuovo sulla Ravenport. Continuiamo da dove ci siamo lasciati nell'ultimo video, dove abbiamo messo questa bella cava di pietra proprio qua vicino alla farm. Eccola qua, tutti i vari decorazioni carina, e sto producendo, vedete già c'è un po' di pietre che useremo adesso per fare la calce, perché abbiamo messo questa piccola produzioncina, quindi prenderemo le pietre, le porteremo qua e faremo un po' di calce, ma più avanti poi vediamo se nel prossimo video le andremo a usare per altre cosine, perché qualche giorno fa è uscita sul Motab una bella produzione di metalli preziosi dove si usano le pietre, quindi potrebbe essere un'idea carina per sfruttare al meglio questa cava. Ok, quindi penso che lo faremo poi questa cosa nel prossimo video. Ok, allora poi abbiamo visto anche un trattore, vi ho portato, eccolo qua, il New Holland 190, eccolo qua, l'abbiamo provato, questo sui siti esterni l'ho trovato, quindi lo trovate là, carino, no? E oggi vi porto un altro, un pack di imballatrici italiani, che si tratta di, diciamo, un'anteprima, ancora non sono uscite, quindi ringrazio DJMac87 e tutti i suoi, insomma, collaboratori, insomma tutte quelle persone che hanno lavorato insieme a lui per la realizzazione di questo pack, quindi anche Cere24 e Veneto Farm, se non sbaglio, spero che ho azzeccato i nomi, mi hanno dato gentilmente questa anteprima di questo pack, che in realtà sono delle reskin, quindi a marchio italiano, quindi Ferraboli e maschio, quindi andremo a vedere queste due presse, una Ferraboli e una maschio, quindi le andremo a provare qua, andiamo a imballare un po' di erba. Stanno finendo ancora questo pack, perché ci manca ancora una terza imballatrice, poi uscirà più avanti, non so quando, ma veramente me l'avevano data questa mod già da un bel po' di tempo, ma purtroppo noi non ho avuto il tempo per vederla bene e portarla, insomma, no? Comunque ve la porto adesso. Allora, andiamola subito a vedere, così la proviamo e andiamo a provare. Allora, vediamo un po', speriamo che l'ho messa, perché a volte capita che mi scordo pure di metterle. Comunque, abbiamo due rotopresse, eccole qua ragazzi. La Ferraboli Extreme 265. Queste qua, il modello base è una Kun, sarebbe la Kun del gioco, quindi è la imballatrice Kun, con delle nuove decal, insomma, fatta, vedete quanto è carina, col marchio Ferraboli. Bella da vedere, no? Guardate che bella, no? Anche se si tratta, insomma, di una reskin, però, insomma, vedere un'imballatrice col marchio Ferraboli o maschio, insomma, è bello, molto molto bello. Eccola qua, questa è una gomme Trelleborg BKT Michelin Verdestein, ruote standard larghi. Ok, andremo a provare questa, perché tra le due, diciamo, quella a livello estetico mi piace di più, quindi andremo a provare questa qua, quindi ce la noleggiamo. E poi c'è quella maschio Extreme 165, eccola qua, le configurazioni sono sempre le stesse, 56.000 euro il prezzo di entrambe, e può fare balle tonde da 125 a 180, eccola qua, questa è la versione maschio, carine, no? Poi queste usciranno sicuramente su King Mod, quindi saranno solo per PC. Eccole qua, questo è quanto. Poi ci sarà più avanti, appena finiranno il pack, una terza imballatrice. Ok, quindi andiamo. Ok, andiamo con il nostro New Holland. Anche questo non è nostro, perché insomma c'ho un bel po' di robine a noleggio, ma come potete vedere in questa serie ho adottato questa strategia
e devo dire che mi ci sto trovando bene, perché anche perché cambiamo mezzi più spesso e non mi indebito, raga, veramente. Guardate qua, c'è un bel po' di soldi già da parte e devo dire che come cosa è ottimo questa strategia, no? Senza debito, perché io di solito mi indebito sempre e questa volta, in questa serie, devo dire che mi ci sto trovando bene in questo modo. Si cambiano spesso i mezzi, per esempio ora stiamo a provare questo New Holland, poi lo ridiamo indietro, casomai poi ne andremo a provare un altro, così si cambiano mezzi più spesso, non si usano sempre in pratica gli stessi, no? Ok, si ha così più disponibilità economica per comprare anche terreni, produzioni, insomma, così non si spendono soldi per i mezzi, possiamo investirli in altre cose, no? Quindi questa erba qua andrà a finire naturalmente alle pecore per il momento, che poi appena abbiamo un po' di lana dobbiamo mettere un'altra produzioncina anche. Le carichiamo pure, raga, e la chiudi? E che cavolo, carina da vedere, no? Marchio Ferraboli, insomma, anche se si tratta insomma di una Kun, però devo dire che a vederla esteticamente, imballare con imballatrice Ferraboli è tanta roba, no? Fatte molto bene, vedete? Grande di G-Mac, grande. Allora, facciamo una cosa. No, mo non conviene cambiare. No, volevo farle un po' più grandi, da 180. Mo ormai è andata, perché poi mi rompe le scale. Vabbè, dai, chi se ne frega. Facciamole un po' più grandi, sennò mi devo fermare ogni 2 minuti. Poi quando le andiamo a caricare, carichiamo prima quelle di una... di un tipo e poi l'altro, insomma, no? Perché sennò qua ogni 2 secondi mi devo fermare. Facciamo quelle un po' più grandicelle. Poi per il resto, diciamo che insomma, le produzioni, quella dei succhi va, devo un attimo controllarle veramente. E poi niente, dobbiamo vedere un attimo il da farsi, no? Poi nel prossimo video andremo a vedere questa produzione qua, la production metal e diamond, una cosa del genere si chiama, raga, comunque sia sta sul modab ufficiale e anche per console, così andiamo a usare un attimo ste pietre che abbiamo della nostra cava, no? Andiamo, forza. Oh, mettiamoci pure un po' dall'interno, dai. Facciamo qualche ballettina. Facciamo un'altra andana, casomai ci fermiamo e le carichiamo un po', dai. Così le portiamo alle pecorelle. Anche e là poi dobbiamo mettere un qualcosa per stoccare ste balle, raga. Mo vediamo cosa mettere. Un capannetto, qualcosa del genere, noi vediamo. No, vedete, la 180 sono molto meglio, raga, vedete? A parte sono più belle da vedere, che sono più grandi e poi ti fermi molto meno rispetto a prima, no? Eccoci qua. Andiamo sta andana, cominciamo a caricare pure. E si riparte ragazzi miei. Andiamo.
Frena, frena la mula. Frena la mula che è tutta pianura. A posto. A posto. A posto. A posto. A posto così. Ok, mo ci fermiamo veramente. Intanto sono rimasti 1, 2, 3, 4 andanucce che poi mi finirò io. Intanto voglio un attimo caricare al volo ste ballette e mettere il capannetto. Ok, mo mi fermo un attimo. Andiamo a prendere un caricaballe, un caricaballette, caricaballette. Prendiamoci uno di questi. Di questi qui. Qui. Non ho messo nulla di mod. Porca miseria. Ora ci tocca prendere. Questo qua c'aveva il problema che non me le faceva scaricare l'altra volta. Sennò potevo prendere questo. Però, siccome non voglio avere questo problemino, prendiamoci questo, dai. Noleggiamocelo. E andiamo. Allora, carichiamo prima quelle da 180, poi quelle da 125 le carichiamo dopo. Allora, ora ci prendiamo il case. Andiamo col case, dai. Andiamo col nostro bel case. Bello, insomma, non è proprio bellissimo, però vabbè, ci sta come primi trattorini. Vai, aggancia, dai. Questo è l'unico problema di sto trattorino, era i vetri scuri, raga, mamma mia, che brutti, guarda. Sono proprio brutti da vedere. Che se vuoi lavorare dall'interno, cioè, troppo scuro, no? Ma come ci vengono in mente certe cose? Almeno rendili opzionabili, no? Cioè, ce li vuoi mettere, ce li metti. Se non ce li voglio mettere, dammi la possibilità di usare i vetri normali, no? Ehi, già abbiamo finito, mo. Quest'altre sono tutte da 100. Vabbè. Vedete, perché no? Vabbè, andiamo a portare queste, dai. Giusto, raga, per mettere un capannetto. Poi queste le carichiamo. A caricare dopo, dai. Forse era meglio caricare prima quell'altra, però. Eccoci qui. Qui. Vorrei mettere anche qua, raga, veramente lo spaccio aziendale, quella che ho, la mod che ho portato sulla Krasilivka, perché mi piace. Ci sta pure quella stile americano. Potrei metterla qua proprio in farm, in modo tale da poter vendere le uova delle galline, le buttiamo tutte là, no? Potrei farlo. Vediamo, poi lo metteremo. Lo metteremo, non so quando, ma lo metteremo, raga. Allora, io voglio mettere il capannetto, però lo vedete un attimo se ho messo le mod, perché sono un po' rincoglionito, sto un periodo. Quindi mo vediamo un attimo. Quale mettere? Ci sta sto capanno bello largo, però io vorrei uno. Ne vorrei uno da mettere qua vicino. Allora, vediamo un po'. Forse Silos, vediamo se ci sta qualcosa. Allora, ci abbiamo questi qua della LSFMTBD. Questa prende sia queste piccoline. Questo è 10 metri. Questo è da 13 in pratica. Ma carini questi, però se no c'ho i teli 250 pezzi da 250 ballettine, vedete? Ma a sto punto ci metto questi, dai, mettiamoci questi. Questo qua è magazzino balle pallet. Mettiamoci questo. Intanto questo è sia per le balle, quelle tonde, che quadre. Però fatemi vedere un attimo una cosa.
Voglio vedere un attimo i triggerini. Costruzione, silos. Eh no, niente, ce l'ha davanti, perfetto, dai. Possiamo pure mettere qua. O qua. O qua. Si vede una cippa, però, aspettate, mi serve vernice, un po' di terra. Qua non me la fanno. Vabbè, vediamo se le possiamo scaricare, raga. Poi aggiusto un po' meglio dopo. Questa come scaricava? Da dietro, mi sa, vero? Vediamo un po'. Dove si scarica? Qua? Non mi ricordo come funzionano sti... Ah, proprio così a spinta. Ah, erba non accettato qui. No, maledetto. Come l'erba non accettato? Ma che dice questo? Cioè, come fa? Cioè, uno stoccaggio per le balle e l'erba non la prende. Square B, round B. Bad time, set me to please not be. Sono included after placement. Come erba non accettato? Cioè, questi sono soltanto per la paglia, non ci credo. Come si fa a rimuovere questo, mo? Ah, ok. Facciamo così, raga. Cioè, soltanto per la paglia quello è. Facciamo così, mettiamoci questo. Oh, un bel telo. Oh, guardate qua. Mettiamoci questo. Bel teletto qua. A posto. Queste ce le mettiamo un attimo a mano così, giusto per... Vabbè, possiamo pure spingere. Oh, questo funziona. A posto. Dove stanno? Eccole qua. Vedete? Carina, no? A posto così. Vabbè ragazzi, dai, io mi finisco un attimo sto lavorettino qua. E niente ragazzi, ci fermiamo qua. Spero vi sia piaciuto il video. Io vi ringrazio. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e lasciate sempre un bel pollicione in su. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.